Occorre riqualificare la strada che porta il Giovanni Paolo II, a sostenerlo Mario Chiavola, capogruppo del PD al Consiglio Comunale di Ragusa, che per questo presenterà un atto di indirizzo in cui chiederà all'amministrazione la redazione di un progetto di ampliamento e riqualificazione della strada comunale, parallela alla variante della strada statale 115, che congiunge quindi la strada provinciale 60 e la strada provinciale 13, attraversando gli ingressi principali dell'ospedale Giovanni Paolo II e del relativo eliporto. È questo il senso del nuovo intervento che Chiavola intende fare in aula dopo aver preso atto dell'inconsistenza numerica dell'ex maggioranza che ha sprigionato nuove energie politiche, tra questi alcuni consiglieri che facevano da supporto a Cassì e che adesso si sentono autonomi. Lo testimonia il fatto, spiega Chiavola, che siamo riusciti a far esitare nelle ultime sedute tre atti importanti che riguardavano la viabilità, il più incisivo quello delle rotatorie per motivi di sicurezza sulla Ragusa Mare. Ora vedremo, prosegue, come andrà questo altro indirizzo sulla viabilità esterna e di servizio all'ospedale Giovanni Paolo II. Siamo fiduciosi sul fatto che il Presidente del Consiglio non voglia calendarizzare l'esame di questi atti per non andare troppo al di là. Attendiamo fiduciosi dunque che ci possa essere un'altra seduta ispettiva per discutere di questo, così come di altri documenti, come le interrogazioni a risposta orale, che possono diventare motivo di programmazione della convocazione di una nuova seduta. Noi produrremo gli atti ispettivi necessari. Sarà comunque questo un modo per verificare la buona volontà del Consiglio, finalizzata a venire incontro a provvedimenti di cruciale importanza per il futuro, conclude, della nostra città.